Io una domanda retrodatata, però devo fartela e poi concludiamo la trasmissione, perché abbiamo parlato anche di grandi giocatori olandesi di scuola Ajax che hanno giocato in Italia, soprattutto quelli degli anni 90, ma in Italia negli anni 80 ci ha giocato anche una colonna portante dell'Ajax degli anni 70 che corrisponde al nome di Ruud Krol. Quindi io ti volevo chiedere un parere su di lui in senso generale e poi concludiamo per oggi la trasmissione. Ruud Krol è stato all'inizio della sua carriera, i primi anni, gli anni delle vittorie in Coppa dei Campioni, forse il più grande interprete del ruolo di terzino sinistro, insieme a Paolo Maldini della storia. Poi col tempo si era trasformato in difensore centrale ed era diventato un regista della difesa di livello mondiale, secondo me sfiorando le capacità che aveva un Franz Beckenbauer. Io lo pongo appena sotto il Kaiser Franz, e io ho avuto modo di apprezzarlo da giovane appassionato di calcio dal vivo allo Stadio San Paolo di Napoli, dove lui venne a giocare delle stagioni memorabili, dove era una presenza in campo che da solo riempiva il campo, da solo riempiva praticamente tutto il terreno di gioco con la sua personalità, con la sua classe e con dei lanci di 50 metri che arrivavano precisi sui piedi dei compagni. Era un regista difensivo terrificante, era una cosa veramente d'altri tempi. Io l'ho guardato in più partite, perché all'epoca, vivendo lì non distante da Napoli, andavo spesso allo Stadio San Paolo. Ho avuto modo di... Tra l'altro il Napoli sfiorò uno scudetto con Ruud Krol che guidava la squadra in un'annata memorabile, scudetto che poi non riuscirono a vincere negli anni 80. E lui perse un po' di tempo, tra virgolette, così come aveva perso Cruyff, andando a giocare qualche anno negli Stati Uniti, vincendo dei campionati con i Vancouver Whitecaps, che era una squadra che partecipava all'epoca alla NASL americana. Quindi diciamo che all'epoca un po' di giocatori si persero nei meandri del calcio americano, un po' come sta succedendo, è successo negli ultimi anni con qualche giocatore importante che è andato in Cina, magari in anni non proprio di vecchiaia, e crollando abbastanza giovane a giocare negli Stati Uniti. Se fosse capitato in un club europeo importante, il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern, avrebbe secondo me continuato a mietere successi, però fece una scelta di un altro tipo. E quindi Ruud Krol sicuramente è stato uno dei più grandi interpreti, prima del ruolo di terzino sinistro e poi, pensate, cambiando posizione, anche uno dei più grandi liberi della storia.